sì, ma la seconda medicina. È un fonte in quadra a destra. Ma... Fappa, ma che tu veste? Fappa, se te! Era il Fappa, ma il Fappa è la guarigna sinigaglia! Ma a proposito di dare indicazioni, chi non ha mai usato i quadri per dare delle indicazioni al civile? Per i bresciani, i quadri sono la galleria all'ingresso del nostro ospedale, la quadreria! Quadri e sculture che ricordano alcuni dei più importanti benefattori del nostro nosocomio. De Solit, Sapasso Foy Rodriguez, senza ammirare tanta bellezza. Questi sono quasi tutti gratulatori, alla che un po' tutti con la stessa cornice, spesso commissionati dall'ospedale per ringraziare il donatore, appunto. Quadri by Face, a disposizione degli utenti. Talmente a disposizione che KG ha sbisciato il dipinto con un ombrello. Una volta alla signorina Caterina Martinengo Villagana ci avevano disegnato i baffetti delinquenti. C'è da dire che qui ci sono solo 39 quadri. In realtà la quadreria, ovvero i tesori di proprietà degli ospedali civili, sono molti di più. Sono censiti circa 800 beni artistici tra dipinti, sculture, mobili, arte sacra, porcellane. E sono sparsi in giro per l'ospedale, negli uffici, ma anche in strutture esterne. Oh, dovete pensare che fino a pochi decenni fa l'ospedale civile era il maggior proprietario terriero di Brescia. Ma com'è possibile che c'entra il chi, terreni e beni preziosi con l'ospedale? Prima cosa è il disemè. La bellezza attorno aiuta a guarire meglio. Seconda, l'ospedale, come lo conosciamo oggi, è nato negli anni 50, ma è la naturale espansione di quell'ospitale Magnum che era nella crociera di San Luca e che dalla posa della prima pietra nel 1447, da secoli, tra annessioni, donazioni, lasciti, soppressioni religiose, eccetera, ha accumulato così tanti beni che neanche ci possiamo immaginare. Vediamone alcuni, a partire da un romanino, Madonna col bambino. E il ritratto di Fadino Rovedo da Ponte Gattello abbellivano già le pareti della crociera di San Luca nel XV secolo. La leggenda vuole che durante una notte di tempesta accolse dei viandanti, forse dei frati, nel suo maniero. Così chiacchierando disse che lui non credeva nell'aldilà e che si sarebbe convertito, avrebbe cambiato idea solo se la strada dal castello al paese fosse diventata dritta. Che mi è successo? Che la tempesta l'ha tirato su tutte le piante. Alla fine delle finite lasciò tutti i suoi averi all'ospedale. Tra l'altro mamma e moglie non furono molto contente visto che intentarono causa all'ospedale. Nella chiesa di Ponte Gattello c'era, rubata, ritrovata e ora in restauro, una bellissima tela di Francesco Paglia. Poi ci sono opere del Moretto, dell'Angelo Inganni, del Nuvolone, di Fra Galgario e del Pitocchetto. Ah, ma che bello! Oh, questo quadro, assieme a mobili, oggetti preziosissimi e sadisso un qua miliardo delle vecchie lire, fa parte del lascito di quella che è considerata la più grande benefattrice del XX secolo, la signora Livia Verza, che qui vediamo ritratta da Mario Lomini nel 1936, ma che tutti ricordiamo per il negozio della sua famiglia, il mitico Tadini e Verza, sotto i portici di Piazza Loggia. Non so che più. Ci sarebbe un sacco di arte e di storie da raccontare. A me piacciono i benefattori dipendenti che prima ci hanno lavorato e poi hanno lasciato i beni all'ospedale, come l'ingegner Zobbio, qui ritratto in una tela del Campini nel 1854. Il dottor fisico-chirurgo Giovanni Maria Crescini, che già in vita donò i soldi della sua pensione per l'acquisto di libri. Anche se poi quei soldi li usarono per comprare una macchina per i bagni a vapore. E poi c'era Tommaso Scaratti, flebotomo, cioè Gicke Carlsang, li abbrau fes. Ma te dimmi se il Campini doveva proprio ritrarlo, che insomma è un vampiro. E chi si ricorda di questa curiosità? Negli anni 70 l'immagine di questa Madonna con bambino del Cignaroli veniva regalata alle puerpere che partorivano qua al civile. Magari c'è qualche mamma che guarda che se lo ricorda ancora.
era un bel omaggio di amore e di bellezza, anche se poi magari tanto non serviva, perché per le mame i sopetei a sei abbracci e sempre bei. Passate una bella giornata.